cielo sereno, condizioni meteo perfette quest'oggi a Torino, Allianz Stadium, e speriamo che anche la partita sia all'altezza per tutti i 90 minuti. Calcio d'inizio per la Juve. Moise Kean. Brutta gestione del possesso. Juve che manda in campo questa formazione. Scelti fra i pali. In difesa parte titolare Alexandro con Bremer. E davanti Arkadiusz Milik accanto a Kean. La capacità di andare in velocità, il dribbling per Chiesa, caratteristiche importanti, vedremo quello che saprà regalare. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Manuel Locatelli. Milik, Kean, grande intervento del portiere. Che errore, il portiere qui deve ringraziarlo. Che gol si è mangiato, Pier. Ma i tifosi qui in tribuna stavano già per esultare. Prova. Il portiere dice di no, intervento molto semplice questo. Kostic. Trova Rabiot. Rabiot, la perdono. Buona l'intuizione qui. Szczęsny si oppone con bravura a questo intervento. Manuel Locatelli. Occhio a Milik. Guadagnano terreno, occhio. Chiesa, palla pericolosa, bravissimo qui. Tenta l'imbucata. Szczęsny dice di no. Corner in area. Colpo di testa senza pretese questo. Rabiot. Moise Kean. Tenta l'imbucata Kean. Difensore spazza in qualche modo. Juve che ha la possibilità dalla bandierina per trovare il gol del vantaggio. Tiro dalla bandierina corto. Milik, attento il portiere che sventa il pericolo. Molte opzioni a disposizione. Pereira. Con giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Ma la manovra stenta a decollare, la circolazione palla è troppo lenta. Gli avversari hanno quasi sempre il tempo per sistemarsi e chiudere tutti gli spazi. Devono essere... Attenzione alla palla buona in area! Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata, Pier. Ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Recuperano bene il pallone. Un minuto di extra time. Palla ribattuta. Procede senza disturbo. Ha preso anche questa. Fischia l'arbitro, manda le squadre negli spogliatoi. Finisce il primo tempo qui all'Allianz.
squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. Locatelli. Kane è tutto solo. 1-0, è arrivato il gol. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Uno contro uno col portiere, mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno. Bravo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Può metterla da lì. Si salva Szczęsny qui. Doppio cambio nelle file della Juventus. Palla in area di rigore. Calcio d'angolo senza conseguenze. Wallace ci prova. Portiere chiamato in causa qui. Allontana la minaccia. Pereira. Ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti. Occhio a questo pallone filtrante. Muovono il pallone, cercano un varco. Può far gol da lì. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. La gioca profonda, attenzione qui. Miracolo di Szczęsny da pochi passi. La mette in mezzo. Non è ancora finita questa azione, attenzione. Occhio all'avanzata. Prova la botta. Un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. E la regia ci ripropone il replay del gol. Complimenti all'autore del cross. Ha preferito calciare al volo invece di stopparla. E ne è uscito fuori un gran gol, madre mia. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. Ken. Intervento fondamentale. Kostic. Chiesa. Tiro potente ma leggermente impreciso questo. Sostituzione per l'Udinese. Ecco Ken. Alla parte del possibile vantaggio. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Trova il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. È fuori gioco, arriva la segnalazione dell'assistente. Sembrava in linea. Sostituzione in arrivo. Può passarla Kostic. Milik. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Grande tempestività di questo intervento.
Mancano 10 minuti alla fine della gara. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Siamo entrati nell'ultima parte di gara con la Juve saldamente avanti, difficile che le cose possano cambiare. Una prestazione da incorniciare, Pier. Hanno preso il comando delle operazioni e dettato i tempi di gioco a piacimento. Non si Occhio, Pier, un'occasione grande questa. Hanno un'altra possibilità. Szczęsny, la parata. Corner battuto in mezzo, non riesce a spazzarla via. Pereira, bravo Szczęsny, senza problemi. Ha sbagliato completamente il passaggio. Ci saranno 180 secondi da recuperare. Lo vede? C'è il tiro, iniziativa sventata dal portiere. La mette in area, pallone che viene allontanato. Finisce qui, finisce con la vittoria della Juve, fanno festa i bianconeri. Niente da dire, Pier, hanno meritato questa vittoria. Forse potevano farne addirittura qualcun altro, resta comunque una buona prova.